Benvenuti quanti ragazzi, benvenuti in questo nuovo fantastico video. Incredibile, strabiliante. Erano calati gli FPS che mi ero rimasto. Quest'oggi vi portiamo in un altro scatolo. Uno scatolo delle felicità. Delle felicità. Delle sorprese. Esatto. Come sempre qui ad accompagnarvi. Ci sono sempre Phoenix e Phoenix. Proprio noi. Noi proprietari di questo canale. Esatto. Ebbene, direi di dimostrare al mondo questo. Campo, se riusciamo a farlo vedere, guardo solo se si riesce a vedere. Sakura, così. Sì. Si vede bene ed è sempre un pack del sito Tokyo Drift. Della catena Tokyo Drift. Sì, è dove ci sono. Se non avete visto il video, andatevelo a ripescare. Qualche settimana fa è uscito. Non tanto meandre, ma un po' indietro. Un poco più indietro, e ci sono sostanzialmente questi pacchi con del cibo, delle cose dentro, strani, giapponesi, non giapponesi. Beh, strani più che altro per la tipologia di snack che hanno da quelle parti, perché alla fine sono snack come i nostri, teoricamente, poi che abbiano gusti diversi, quello ok, può essere, perché non è Giappone, non è Italia. Vabbè, se è Giappone, è Giappone. E se non è in Giappone, è già più. Ecco, a posto. We are Sakurako. Facciamo vedere anche lì, sì. Questa bella scritta luminosa. Luminevole. Allora, vediamo cosa c'è qui. Ah, abbiamo Greetings from Blossoming Tokyo. Qua non mi mette Ole. Bellissimo. Ok, allora io ho preso questo libricino. Ok. Dalla quale sotto esce qualcosa, si mette a fuoco, sì. Ma che cacchio sono sti maci? Ah che bello. Io ovviamente vi mostreremo tutto, ci stiamo godendo appieno il contenuto. Certo, noi dobbiamo spolpare questi contenuti. Qui c'è anche scritto un papiro di cose. Thank you for joining us for the second installment of your snack of our snack adventure around Japan. Sono un sacco di probabilmente da dove viene. Ma la confezioneria, il luogo dove vengono confezionate le matcha, forse. Allora, Heartland Japan. Io Street. Spero che quello strumento lo stiano, cioè, l'abbiate solo per fare quello, perché. Cioè, questo sembra un tavolette di cioccolato. Sì, sono scusato l'inquadratura. Sì, sembrano tavolette di cioccolato, ma alla fine sono dei mattoncini. Sì. Con delle cose dentro. Ok, sì, poi ci sono i vari matcha. Questo sembra il barattolino. Lo facciamo vedere bene. Pudding. No, sembra, non so se ti ricordi, li vendono ancora adesso, quei barattolini di pesto genovese. Ok, sì, quindi è uguale la confezione. Il contenuto è un po' diverso. No, esatto, sembra una roba giallina, che sembra un pesto. Fatto a passata, no? Un pesto spalmabile, allora, ecco, l'abbiamo trovato. Una certa quantità di matcha. Questa sembra tipo la girella. Abbiamo la girella matcha. Poi sotto qui c'è biscotti. Ah, macaron matcha. Però vedi che sa qua. Matcha mochi, sì, sembra tipo. I mochi. Ma sembra un biscotto, no? Sì. Macaron, insomma. Poi qui abbiamo i medaglioni matcha. Macaron, sì. I medaglioni. E poi questi in realtà non mi ispirano tantissimo. Sembrano i dadi, sono più grossi questi ovviamente, sembrano i dadi quelli della Star, quelli per fare il brodo. Infatti non mi ispirano tanto. Guardate, questo è bellino, questo tè. Plum, non lo so cosa vuol dire. I Sakura Karinto. Questi hanno un aspetto troppo simile a quegli affari che abbiamo mangiato nell'altro pacco. La cosa non... Ah, sì. Ok, poi abbiamo gli altri biscotti e una tazza. Una tazza in regalo. Bene. Stonks. Ah, ancora un librone. Qui abbiamo girella e la fragola. Sì. O la pesca. No, la fragola. Latte e fragola. Buono. Soft milk. Cioè, non so cosa voglia dire soft milk. Magari è un. Latte leggero. Non so. Magari è tipo scremato, quello per lì. Plum candy. Queste mi sembrano tipo i canditi che ci sono nei panettoni. Va bene, direi di iniziare. Una testa come le altre volte. Inizio io? Vai. Allora, questi qui che sono i più piccoli, direi che ce ne sono una testa, no?
Ok, abbiamo scritte indefinite. Oh, magari vale. No, vale tu. ce ne sono due. Quindi okay. Una a te e una. Una testa. Ah, i plum cake. Quelli vegetariani. Sì. Sono loro, no? Questi qui hanno delle palline sopra che. Non lo so. I semini dei fichi. E sotto. Cioè, hanno tutte queste cose un po' plasticose. Vabbè. Come si chiama? Aspetta. Lo sotto non se lo che non sa di niente, ma mi sembra tipo. Butta. Ma c'è una marmellatina. Ma quello sotto. Mm. L'ostia tipo. Sì. Ah ragazzi, questa è buona. Ma mi sembrano fichi. Ah, quello che c'è sopra io non riesco a capire cosa sia. Ma sembra fichi. La marmellata, o quello che è, sembra una marmellata, praticamente ha dei fichi dentro praticamente. Dentro. Mi sembra fico, non so dirti. No, no. Però è apprezzabile. Buono. Non voglio sapere cosa sono i pallini sopra perché. Magari sono delle caccolette, degli esserini che l'hanno reso possibile. Dopo, allora io andrei su questo qua. Questo qui è Sakura Carinto. Cioè la barchetta con. Sì, queste lettere qua le abbiamo viste tutte. Tra l'altro sì. Questa forse. Sì, non queste sono fatte un po' più. Magari questa. Hai visto Sakura qua? Può essere. Carinto. Sembra essere dolce, non lo so sinceramente. È così un'inquadratura. Con questo accento finto inglese che fa il sapientino. Non lo so onestamente. Vai, piglia uno. Cioè, no. Voglio. Aspetta un po'. Vai. È un crostino un po' dolce. Non so male, però. Non so neanche bene. Il massimo, però non mi dispiace. Qui ce ne sono due, chissà. Sì. Mi sta piacendo questa cosa che mettono tutto un po' doppio. O comunque vale tutto così. Un po' condivisibile, no? Va detto così. Ah, così dici. Va detto così. Ah, ma c'è anche. Ah, vedi dice. Per for an happy lively time with your friends, let's relax with confectionery. Ok. Cioè comunque già la seconda cosa che è doppia e direi bravi perché così. Oddio che odore! È buonissimo! È una bella girella. Anche le girelle non piacciono, però. Madonna se doppia. Beh, oddio allora. Cos'è un preservativo? Ah, sono le sandiette. E c'è anche scritto non mangiare. Quindi mi sa che. Campai. Oh. È buonissimo. Per farci merendere con una tortina che pucci nel latte o nel tè. Sì, sono quelle che abbiamo anche noi però, praticamente. Abbiamo anche noi quelle, è buono. Ci sta. È buono sì, pare. Ok, è tutta roba da accompagnare col tè, cosa che noi non stiamo facendo. Vabbè. Però no, vabbè. Dopo possiamo anche provarlo. Assolutamente. I macron. Sì, ma io sono già pieno. Allora, abbiamo questi biscotti. Si chiamano biscotti perché tu puoi mangiarne e fare il bis. Sì. E sono cotti. E sono cotti più volte, quindi biscotti. Cioè cotti. Bis. Capito? No? Cotti due volte. Più di una volta. Una specie di vassoietto. Ah. Cos'è? Ma sono sottili sti biscotti, guarda che belli. Sembra il tesoro di Nostradamus. No, come si chiama già? Indiana Jones. È veramente un'ostia questo. Attacco quest'altro. Cin cin. Vabbè. È un biscotto da te. Probabilmente nel tè questo va bene, magari ne teniamo un po' e dopo riproviamo con il tè. È un classico biscotto da pucciare. Perché sennò non sa di niente. Magari risparmi sopra una marmellatina, come quella di prima. Allora io andrei su questi. Ok. Le mini girelle. Vabbè, abbiamo questa specie di girelline. Verdi inquietanti.
Cioè adesso direi che è tutto abbastanza mangiabile, no? Non so se... Ecco, vabbè. Questo è il tuo odore di sapone o questo è il tuo odore di robe che non capisco? Mi sa che è quello dentro che odora di sapone. È odore di plastica marcia. Proviamo? Sì. Beh, oddio. Tu non hai mangiato quello che c'è dentro? Non ancora. È quello dentro che odora di plastica. Odore di plastica, però è buono. Almeno. Ne mangerei uno così e basta, perché non mi fai passare. Ah, quello è buono. Cosa c'è, la menta? C'è una qualche erba mistica strana che mi sta salendo nel naso, tipo. Io quello che sento a palate è appunto il, quello che c'è dentro. È un'erba curativa. Ti stai curando, hai ferito, ti stai recuperando. Pensi che c'è, i giapponesi hanno tutte queste erbe strane che ti curano dei malanni mistici. Questa sicuramente è una di quelle. Allora, il contenuto che c'è dentro, che non ho capito cosa sia. Non è una cosa che mangerei. Non so se sono fagioli quella dentro, forse. Ah, può essere. Però c'è proprio... Fagioli rossi. C'è proprio una menta che... è buonissimo. Ah, ma non sembra una caramella. È un ciù, ma infatti diceva caramella. È una caramella. Perfetto. Ok, vedete, questo è un... Più più. Non lo so, è un blocco di zucchero. Sembra la pancetta. La pancetta è versione dolce. La pancetta senza lo zucchero, lo zucchero sembra una pancetta di incubi di pancetta. Andiamo? Andiamo. Io ho un problema. Io ho le cose, la consistenza del marshmallow non le sopporto. Ma non... Secondo me è il gusto del marshmallow, non la consistenza. È molliccio come quasi... Perché il marshmallow è proprio spugnoso, no? Mm. Questo è, sembra una caramella di quelle morbide, però con il gusto del marshmallow. Allora, visto che li abbiamo puntati prima, direi questi. Allora, sembra interessante, anche se vado proprio, come dire, a sensazione così visiva. Mi sembra un'ostia con una piccicatrice. Pochino. Odora di ostia, di una roba inconsistente, definita. Ma il caffè. No, cos'è? Una lumaca, veramente. Cos'è? Non mi piace per niente. Consultare il librone del potere. Ah, raga, questo... Sembra praticamente... No, sembrano che abbiamo preso un po' di erba dal prato, l'abbiamo messa insieme in una consistenza di marmellata, l'abbiamo messa dentro sta ostia e ce la siamo mangiata. No, andiamo avanti, togliamoci questo gusto. Qua ce n'è solo una. Non lo so. È un'anfora così. Sì, è la stessa cosa di quella di prima. È uguale. buon divertimento. Ma sono di culo. No. Peggio di quello di prima, mi sa. No, ve lo giuro, non riesco a mangiarlo questo. Questo qui se ne ha una consistenza tipo stecchino morbido. Allora. Sembra. Allora, io non vorrei dire, ma non so se è bannabile o magari viene lo censuri. Sembra una panetta di hashish, probabilmente, o droga. Cioè, a vederlo così... Io posso... Possiamo mostrarlo, per cortesia, cioè... Sembra droga, ma secondo me è quella roba lì. Direi che lo assaggiamo in un secondo momento. Sappiamo già com'è e probabilmente che cos'è. Probabilmente dovrebbe essere all'interno di quell'affare che abbiamo mangiato prima, sì. Che per il momento si può anche lasciare lì. Allora, io comunque ho un po' questa paura che il matcha sia quella roba verde che abbiamo mangiato finora. Però, scusami, negli altri era molto più godibile. A me dipende da, che ne so, dallo zucchero che mettono dentro. Ma perché, allora, quella roba lì verde, per carità, potrebbe anche piacerti a un certo punto. Il problema è
è che l'insieme tra quel contenuto, quel biscotto di merda che quell'ostia che sono i waffle, i mini waffle. Guardateli qua che belli, mini waffle. Magari sono la verdura. Io spero che questa roba verde non sia la stessa cosa verde che c'è nelle altre cose. C'è di panino dolce per l'odore. Ok, partiamo. Almeno è mangiabile. Sa di poco però. Ma di panino dolce qua. C'è che panino dolce qui al latte, tipo. Sembra. Sì, un panino dolce, ma di waffle non è che abbia molto, sinceramente. Sembra. Talmente non è dolce. Che sembra tipo un waffle allo spinacio. Però. No. Dicevo appunto. Talmente non è dolce che sembra che sia veramente tipo allo spinacio. Questa è un'altra cosa da pucciare nel pepe, ovviamente sì. Ah, io ho l'impressione che questo sia quell'affare lì. Beh, il pesto alla genovese. Quello che c'è lì dentro, però andiamo a vedere. Avesse partecipato anche a questo, però avrebbe sboccato dopo. Ah, questo è pesto. E questo è pesto. Qui abbiamo un cosettolo di pesto che... Ma lo proviamo dopo, dai. Lo proviamo dopo. Perché secondo me possiamo provarlo con quello. Sembra il pongo. Il pongo. Sai, quando all'asilo ti facevano giocare col pongo. Mi fa una faccia molto convincente. Senti l'odore, va. Odore di verdura. Cosa c'ha dentro? C'è i nostri. Non fai poco. C'è l'oscurità. Ma ci vanno i fagioli questa volta. È un po' dolce. Però rispetto a quella roba lì. È più mangiabile. Molto più. È meno farinoso. È meno farinoso questo. Non mi piace per niente. Vedi. Tutto tu. No, non ce l'ho, lo mangio. Però gli dico rispetto a quello. No. E meno farinoso, come dicevo prima, quello lì era così disgustoso per noi perché c'è il biscotto. Dirigiamoci verso la conclusione. Queste due sacchettini che probabilmente sono sacchettini di tè. Ma comunque dicevo, se non fosse tanto dolce, un pochino meno dolce forse mi sarebbe piaciuto un po' di più. Vado? Vai. Che hanno così tipo. E sai che la tazzina è da te, fanno così. Sì, credo che... Ma ce l'ha il manico. E no, loro non lo bevono. Ma già, è vero. Loro fanno proprio così. Quando li vedi anche ma lì... si piglia un fuoco alle mani così, scusa. Cioè, se questa incandescente la prendi così, come fai a bere? Adesso facciamo un super mega skip e torniamo che stiamo assaggiando questo incredibile tè. Speriamo. Si spera. 2000 years later. Bene signori, siamo andati a ripulire un po' la situazione qua e a preparare il tè, che vedete qui da qualche parte il colore, che è un colore rosato, c'ha dei pezzi dorati, c'ha delle palline, c'ha delle persone che si galleggiano, che galleggiano, dei cadaveri. Allora, mentre prima di assaggiarlo ti aspettiamo che si raffreddi leggermente, un po' incandescente, Tiriamo fuori il cerchio, diciamo le nostre impressioni su questo sakuranko. Tutte quelle cose con quell'affare verde dentro saranno gusti, ma a me non piacciono. Abbiamo anche il pesto qua che non abbiamo ancora provato, però secondo me il gusto più o meno sarà quello. Quindi in linea di massima direi che per il momento è meglio quell'altro box che abbiamo fatto, cioè il Tokyo Treat, quello originale. Sì, secondo me, allora forse come gusti, cioè nel senso di come cibaria, cioè cosa da mangiare, qualche punto in più ce l'aveva di più il Tokyo Treat, quello precedente, scusate. Muore. Ma se devo dare anche un, diciamo, dei punti sul packaging delle confezioni, qua, cioè, guardate qua quanto è carino, tutto rosa, tutto rosa. Disegni, anche rosa. Qua per esempio la tassa quella del tè e così dicendo, anche le varie
altre cose da mangiare, secondo me a livello di estetica di contatto è migliore questo qua, di gran lunga. Sì, esteticamente, ma poi anche solo la scatola quella esterna, c'è cioè questo argentino un po' così. Considerando anche che poi c'è proprio tutto l'illustrativo, cioè il libro illustrativo di come vengono fatti, del contenuto alla fine di tutto quello che abbiamo mangiato oggi. Molto bello. Secondo me molto 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 bello, molto bello. Poi noi siamo stati un po' grezzi, nel senso potevamo apparecchiare, mettere tutto, provare tutto con il tè, però insomma credo che alla fine le cose che siano obbligatorie da usare con il tè sono questi biscotti qua. I biscotti. Al limite, perché sennò c'è le altre cose, sennò poi secondo me il sapore non te lo consiglio. Non te lo consiglio, sai, di cane bagnato. Ovviamente il cane vuole bagnato, che odore di bagnato puzzoso. Uguale. Tutta questa roba, con questo, probabilmente questo contenuto qui, questo mi sembra però uno snackino. Te lo mangi tu. Io lo assaggio. Non mi fido. Io assaggio un po' di te. Allora, parliamone. Ma sai che non è male? Neanche questo tè non è male, veramente. Cioè, è strano perché non sembra un tè, ma sembra un brodo. Cioè, il brodo che metti negli agnolotti, no? Sì. Sembra più o meno quello. Cioè, non è niente male. Almeno a me non sta dispiacendo. È come se fosse tipo un Big Bubble meno duro, al sapore di un qualcosa che tu potresti ricondurre a salato, ma che in realtà è dolce. Io invece vado a fare un altro esperimento con questo che ancora non ho aperto. Ma qual è la consistenza di sto coso? Provalo col biscotto, secondo me fa schifo. Fa schifissimo col biscotto. No, vabbè, il biscotto secondo me è quello che non ti piacerà. Più che il pudding. Pudding. Salite. È buono. Anche col biscotto non è che... È buono. Sarebbe un tè classico da fare in tazza. Butta giù. Dimmi che non è brodo degli agnolotti. Vero. Ho anche mangiato delle palline. Sì, mangiato. Hai carne quella? Mi sembra di... non lo so. Il problema è che non... cioè, è palesemente brodo. Io non lo userei come te comunque questo brodo, sinceramente. Beh, oddio, dipende dal periodo. Perché se facesse fresco... Ma neanche. Avrebbe un po' senso, ti scaldi. Una camomilla, non lo so. Non lo so. Interessante, apprezziamo anche la tazzina. Molto giapponese. Sì, sì, la tazzina ci sta. Ma è... comunque, come dicevo prima, preferisco quell'altro. Qui ci sono forse un po' troppe cose simili, fatte in formati diversi. Non c'è tanta varietà e non è neanche così particolare, perché alla fine quel tè, anche quel tè che sembra particolare, è tipo un tè alle erbe che potremmo avere anche qui volendo, no? Sì. Magari non lo fai tutti i giorni, però se vai in un, che ne so, in un teificio, magari lì ci sarebbe. E quindi questo pacco, se non sbaglio, viene a costare un po' meno rispetto a quell'altro, perché è anche meno roba, appunto. E dovrebbe costare sui 40, circa 40, mi pare, esclusa spedizione. Io non lo so, non mi ha emozionato tanto, sinceramente non credo che ne prenderei un altro nei mesi ad andare, piuttosto prenderei un altro di quegli altri normali. Magari si può, però, si può prendere, magari in certi periodi, provare a prendere periodi diversi, cioè nel senso magari se ne prendi uno il prossimo mese, magari che potrebbe fare iniziare a fare più caldo, ma non è estate piena, magari non c'è qualche varietà non so. Particolare da che mangiano proprio uno d'estate. Ma anche se la vedo più d'inverno questa roba, sì, sì, certo, è più roba che è punto invernale, che ti scalda, come in questo caso il tè in brodo. Il tè in brodo. Il brodo Knorr. Quindi signori, direi che per il momento possiamo concludere qui la cosa, ci vediamo in un prossimo video e anche in un prossimo box che non vi spoileriamo, ma è un'altra cosa che va fuori dal Giappone, completamente lontana dal Giappone,
però lontana anche dall'Italia. Non vuoi vedere il pack Napoli? No, cosa c'è la pizza? Va bene, noi vi ringraziamo, invitiamo di continuare a seguirci perché ci saranno altri contenuti di video e anche podcast, mi raccomando, novità podcast. Questo è il podcast, amici. E mi raccomando, scorreggiate e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!